Questa è una fabbrica che è stata nel passato Murray, poi Manuli, poi è diventata Maflo S.P.A., una multinazionale con la testa a Trezzano sul Naviglio e 23 stabilimenti sparsi nel mondo, dalla Cina al Messico ad altri paesi europei. Una fabbrica che produceva condizionatori d'aria per automobili e camion, con una commessa prevalente, largamente prevalente, di BMW, 80% circa del fatturato, che lavorava fino al 2009 su tre turni, con addirittura una difficoltà a stare dietro ai ritmi di produzione chiesti dal committente BMW. Cos'è successo però? Che alcuni anni prima, nel 2004, è stata venduta a un fondo, a una finanziaria, che ha utilizzato i proventi dell'attività industriale per fare delle operazioni finanziarie a livello internazionale. Il risultato di queste operazioni, che ha beneficiato sicuramente coloro che hanno attivato questi strumenti finanziari, è stato quello di creare un buco in bilancio clamoroso, perché la fabbrica, come dicevo, era altamente produttiva e di grande qualità, e nel maggio del 2009 ha dichiarato l'insolvenza, per cui è passata nelle mani di un'amministrazione straordinaria nominata dal Tribunale, e questa amministrazione straordinaria aveva il compito di trovare un nuovo compratore attraverso un'asta. L'asta è stata fatta nel mese di maggio del 2010, non si è presentato nessuno nella prima istanza, nella seconda istanza è arrivato semplicemente un polacco, che era a sua volta una piccola multinazionale, però con un grande interesse ad acquisire tutti gli stabilimenti di produzione in giro per il mondo, escluso la fabbrica di Trezzano sul Naviglio, che era la casa madre. Perché questo? Perché è interessante avere luoghi di produzione a bassissimo costo in giro per i paesi del terzo mondo o nell'est europeo, ma dall'altra parte meno interessante portarsi a casa la parte più qualificata. Naturalmente succhiare dalla parte più qualificata, cioè il know-how, l'engineering, la parte diciamo più tecnica, e ovviamente le commesse e il marchio, che faceva ovviamente gola. Questa cosa, la lotta dei lavoratori che c'è stata nel periodo dell'amministrazione straordinaria, è riuscita a imporre alla stessa amministrazione straordinaria di mettere un vincolo, che chi si comprava gli stabilimenti sparsi nel mondo doveva comprarsi anche lo stabilimento di Trezzano. Questa cosa ha avuto successo, la lotta, da questo punto di vista, anche se poi l'unico compratore ha fatto il minimo sindacale, nel senso ha preso solo 80 dei 330 lavoratori che erano presenti qui. Questi lavoratori sono rimasti quindi 250 in cassa integrazione, legati all'amministrazione straordinaria, e quindi non con un rapporto di lavoro neanche indiretto con il polacco Borisev. Gli 80 lavoratori sono stati scelti tra i non sindacalizzati, per dirlo esplicitamente, tra i crumiri, no? Addirittura compromettendo la possibilità che la fabbrica potesse funzionare, perché è chiaro, se tu hai tre persone, tre tecnici della qualità, e sono tutte e tre sindacalizzati, e tu hai bisogno di metterci dei crumiri, prendi uno stupido qualunque e lo metti in quella postazione, la fabbrica non può funzionare, ma lui non aveva nessun interesse di far funzionare la fabbrica, aveva interesse di comprare il marchio e di portarsi via le commesse della BMW, per cui la fabbrica per 2 anni non ha funzionato, ha utilizzato i benefici della Prodi Bis, e a 2 anni e un giorno, esattamente dopo 2 anni e un giorno, come era largamente prevedibile, ha chiuso letteralmente i battenti, perché per 2 anni non c'è la possibilità di ridurre il personale, dopo i 2 anni c'è la possibilità di ridurre il personale.
La cosa quindi diciamo, ha dovuto essere recuperata, perché per 2 anni i vecchi lavoratori che avevano fatto la lotta nel frattempo si erano dispersi. Quelli che avevano più qualificazione professionale, pochissimi, hanno trovato un altro posto di lavoro, in genere simile a quello precedente. La grandissima maggioranza, e teniamo conto che metà del personale erano donne, non ha più trovato nulla. Le donne, diciamo, in generale, se va bene, riescono a trovare qualcosa come domestiche, in generale al nero. Questa è la situazione drammatica per un sacco di famiglie, no? La prima volta, diciamo, che sta presentando in questi anni, che dei lavoratori non riescono a trovare neanche dopo tanto tempo un'occupazione anche precaria, a volte non si trova neanche il lavoro nero. Quindi questa situazione qua ha spinto un gruppo comunque di una ventina dei lavoratori che c'erano della vecchia amministrazione, quindi non i dipendenti del Polacco, a puntare a qualcosa di innovativo. Noi non possiamo lasciare concludere questa vicenda semplicemente rassegnandoci, dobbiamo riprenderci quello che è nostro. Quindi la riappropriazione della fabbrica è stata la prima cosa che abbiamo pensato di fare. Naturalmente ci sarebbe interessato non solo disporre del capitale fisso rappresentato dai muri e dalla struttura, dall'edificio. Avremmo voluto prenderci anche almeno una parte dei macchinari. Noi avremmo voluto che la conclusione della vertenza sindacale portasse alla possibilità di trattenere in Italia quello che poi invece è stato portato in Polonia, appunto, da questa operazione di Borisev. Non siamo riusciti però a raggiungere questo risultato per una ragione. Siccome l'accordo prevedeva una buonuscita per gli 80 lavoratori di 25.000 euro a testa, quando noi abbiamo occupato la palazzina, che era attorno a Natale dell'anno scorso, no, qualche giorno dopo la chiusura definitiva della fabbrica, come avamposto per poter poi puntare all'occupazione degli altri capannoni, l'amministratore delegato italiano della fabbrica polacca ci ha detto: questo costituisce una violazione dell'accordo, io non pago più i lavoratori che sono stati licenziati, no, gli ultimi 80 lavoratori. Voleva farci litigare ovviamente con questi lavoratori, non avremmo potuto ovviamente stare in questa situazione, perché crumiri sì, ma sempre lavoratori sono, quindi non potevamo scontrarci con loro. Quindi siamo stati costretti a fare un presidio esterno semplicemente per vigilare sull'area, ma non abbiamo potuto impedire lo svuotamento dei macchinari. Abbiamo potuto tenere solo una serie di aspetti più infrastrutturali, no? Qualche macchina obsoleta, qualche altra cosa, qualche altro materiale, insomma, all'interno, ma non le cose più preziose. E questo è l'handicap maggiore, perché il progetto era quello, sicuramente non di far funzionare la fabbrica e rimetterla in funzione per una produzione per BMW che non avremmo probabilmente mai avuto la possibilità di fare, conoscendo bene l'esperienza argentina a cui in qualche modo questo nostro tentativo si ispira. Sappiamo che la cosa più semplice è quella di prendere dalla materia prima, arrivare al prodotto finito in un ciclo che puoi direttamente controllare, magari avendo anche un mercato parallelo dal punto di vista della vendita del prodotto fatto, sapendo che sei in una situazione occupata e quindi devi gestirti la situazione, diciamo, da questo angolo di visuale, insomma, con questo tipo di situazione di mercato intorno. Noi non potevamo quindi inserirci nel meccanismo della componentistica dell'automobile, no? Sapevamo, ma c'è anche un'altra ragione. Noi avremmo utilizzato i macchinari per riconvertire la produzione in senso ecologico, ci avremmo voluto spingere in una direzione di un'alternativa sul piano economico generale, e quindi non semplicemente riproducendo il vecchio meccanismo. Non avendo appunto i macchinari, abbiamo però in ogni caso cominciato a, diciamo, da quando è partita l'occupazione, no, il 24 di febbraio di quest'anno, abbiamo cominciato a diciamo, ricostruire le condizioni per avviare l'attività, cioè abbiamo ripristinato l'impianto elettrico, abbiamo fatto una serie di lavori di sistemazione, no, degli ambienti che consentissero una ripresa dell'attività economica. Il cuore della produzione per noi ha cominciato a essere semplicemente imbastito, perché ci siamo prefissati di fare una cosa molto impegnativa, quello dello smaltimento dei rifiuti elettrici e elettronici.
Lo smaltimento richiede però molte autorizzazioni, molte competenze da costruire con dei corsi di formazione addirittura che sono legati allo smaltimento di ogni singolo metallo, per cui è una cosa che richiede alcuni anni di tempo per poter arrivare a regime. Noi sappiamo che essendo in una zona occupata e dovendo fare le prime domande per poter avviare il percorso anche delle autorizzazioni, dovremmo essere titolari ufficialmente di questo luogo. Non potendo essere già in questa condizione, abbiamo pensato di fare quello che è possibile fare e stiamo accumulando comunque apparecchiature elettriche e elettroniche che o rimettiamo in funzione, se è in condizione di rimettere in funzione dalla lavatrice al computer, oppure ne recuperiamo pezzi di ricambio e li rimettiamo sul mercato. Questa è l'attività di parziale smaltimento che stiamo facendo, ma lo smaltimento vero e proprio non siamo in condizione di farlo, ma è l'obiettivo finale, perché noi vorremmo che in ogni comune, come si fa la raccolta differenziata, ci sia la raccolta differenziata anche dei prodotti elettrici e elettronici, no? L'80, 85, 90% di questo va nelle discariche, è una cosa assurda perché ci sono tante cose che possono essere recuperate, quindi noi vorremmo fare anche una battaglia culturale su questo piano per imporre, diciamo, una logica di smaltimento che sia la più funzionale e ecologica possibile. In più ci sono dei grandi centri di smaltimento a 100-200 km di distanza, no? Noi vorremmo abbattere questa cosa facendo più centri. Praticamente in ogni quartiere di una grande città, in ogni comune, dovrebbe esserci, appunto, come la raccolta differenziata, anche la differenziata per quello che riguarda gli elettrici e elettronici. Ma se essendo questa attività il cuore un po' del nostro progetto, diciamo con tempi medio-lunghi, no, per poter essere realizzata, abbiamo pensato di attivare una serie di altri spazi, perché la cosa importante è garantire un finanziamento anche all'operazione principale, ma l'abbiamo voluto fare esattamente nella logica ecologista con cui il progetto di fabbrica aperta, autogestita e recuperata si vuole ispirare, e cioè abbiamo preso rapporto con i produttori agricoli del Parco Sud di Milano, che sono limitrofi a pochi chilometri di distanza dalla nostra fabbrica, e abbiamo praticamente imbastito una sorta di logistica per i gruppi di acquisto solidale di Milano, perché a volte c'è un'ispirazione molto buona che ogni singolo gas va dal singolo produttore a prendersi i prodotti ogni fine settimana, ma questa cosa, se guardiamo bene, comporta una produzione di CO2 non indifferente se ognuno va a prendersi le cose, no? Magari uno il palazzo di fianco, un altro gruppo va a prendersi le cose dallo stesso produttore e così via. Noi abbiamo razionalizzato un pochettino questa cosa sulla base di un'esperienza che già esiste a Corsico di buon mercato, e abbiamo riprodotto una struttura che chiamiamo fuori mercato, per ovvie ragioni, ne siamo contro questa logica di mercato e quindi siamo fuori dalla legge di mercato, vogliamo favorire il consumo critico a chilometro zero e in qualche modo favorire anche diciamo questo meccanismo di distribuzione nelle forme più efficaci possibili, per cui noi facciamo il giro dei produttori agricoli un giorno alla settimana, recuperiamo le cassette sulla base di ordini che ci sono fatti online all'inizio della settimana. Questo significa anche un rapporto diverso col territorio, cioè, appunto, dicevo prima, una fabbrica aperta, no? Una fabbrica in cui ci sia la possibilità di capire quello che succede all'interno, no? E di avere uno scambio con la popolazione che sta intorno, perché una fabbrica anche dismessa è una fabbrica che inquina. Noi abbiamo i tetti coperti di amianto, ad esempio, e noi vogliamo curare questo aspetto. C'è una fabbrica qui vicino a 300 metri di distanza che sta disperdendo pezzi di amianto in giro per la città, e cosa di questi giorni, tra l'altro, suscitando un allarme evidente, perché l'ultimo vento che c'è stato, no, ha sollevato proprio letteralmente pezzi di tetto, no, e lì c'è una fabbrica dismessa, la De Malena, che non è assolutamente curata, semplicemente perché la vecchia proprietà ha dismesso l'attività e semplicemente se ne frega, e questa cosa qui va sugli altri lavoratori della zona, va a inquinare i palazzi dove abita un sacco di persone qui intorno. Noi sappiamo che curiamo questa situazione, no, che è stata dismessa, e vogliamo tutelare la salute nostra e anche dei cittadini, quindi vogliamo che ci sia un'interazione su tutto, no? Sappiamo anche, abbiamo fatto i prelievi dell'acqua della falda e abbiamo scoperto che c'è un inquinamento della falda,
e quindi vogliamo tutelarci anche da questo punto di vista e tutelare anche l'acquedotto, perché poi in questa falda pesca, no? E quindi tutte queste cose vogliamo che ci sia un rapporto, no, della società circostante con quelli che lavorano e stanno riprendendo questa situazione. Questo fino adesso ci ha dato un buon consenso da parte dei cittadini, i quali, pur non essendo un paese particolarmente sviluppato, eccetera, no? Anzi sappiamo che dal punto di vista politico è mediocre, no? la presenza in zona, però c'è una sensibilità spontanea, no? Dei cittadini che vogliono aiutare questo percorso, per cui ci portano lavatrici vecchie, computer e così via, e noi gli facciamo vedere che c'è la possibilità anche di fare la spesa da noi, una spesa diversa, appunto, come dicevo prima, consumo critico. Quindi questa è la cosa che abbiamo avviato nel corso di questi mesi. Poi man mano si aggiungono delle altre potenzialità, perché lo spazio è grande, sono 14.000 metri quadri di capannoni, no? Lo spazio intorno è il doppio di questo, quasi 30.000 metri quadri, e quindi ci possiamo fare tante cose. Il suo spettacolo sulle fabbriche recuperate argentine. Ovviamente c'è il palco e quindi ci sono anche esibizioni di gruppi musicali e così via. La sala di insonorizzazione per le prove dei condizionatori è diventata una sala prove musicale. Insonorizzata. Abbiamo aperto uno spazio per fare degli spettacoli, delle iniziative culturali, questo alla sera, soprattutto al fine settimana facciamo delle iniziative, queste servono anche ovviamente di autofinanziamento, abbiamo aperto un bar, c'è un mercatino dell'usato che il sabato e la domenica porta diverse centinaia di persone, no, a passare da qui da noi, e pensiamo che una cosa alimenti l'altra, no? Vogliamo far circolare un pochettino questo nostro progetto che si dovrebbe chiamare la cittadella dell'altra economia in qualche modo, no? Cioè diamo una visione un pochettino diversa da quella che c'è sempre stata di una fabbrica che inquina e che si muove nella logica di mercato, no? Stiamo cercando di costruire una logica fuori mercato. Non pensiamo che sia possibile un'isola felice, naturalmente, no? Deve essere molto chiaro, cioè non crediamo che sia possibile fare la bella fabbrica che funziona con tutto, in senso oweniano, no? Qualche idea di novità possibile dentro un mondo di belve assatanate nel mercato capitalistico normale. Pensiamo di essere una possibilità. Far vedere che esiste forse una modalità diversa, no, di reagire alla crisi, che sia dentro il ciclo di lotte che però ci sono e devono continuamente esserci. Noi siamo stati e saremo gli scioperi, alle lotte, eccetera, non puntiamo semplicemente a costruire il reddito per noi. Noi vogliamo che questo luogo si allarghi, no, e quindi dai 20 lavoratori tornino a essere i 300 che c'erano fino a qualche anno fa. Quindi questo luogo deve essere nuovamente produttivo. Ma vogliamo stare dentro i cicli di mobilitazione che ci sono, tutte le lotte sociali, no, che diciamo, di cui ci sentiamo assolutamente parte. Vorremmo fare in modo di stimolare la nascita di tante altre esperienze che sicuramente saranno più grandi, più interessanti e più belle della nostra. Cioè, non abbiamo nessuna invidia sul fatto che qualcun altro riesca a tenersi i macchinari e riesca a rimettere in moto la fabbrica con gli strumenti e i mezzi di produzione che ci sono. Noi questa cosa non siamo stati in grado di farla, non c'erano le condizioni oggettive, non c'erano quelle soggettive, insomma abbiamo avuto le difficoltà che abbiamo avuto, però vogliamo aprire una strada che altri percorreranno meglio di noi e poi potremo tenerci, come appunto l'esperienza delle fabbriche recuperate argentine, in un coordinamento di tutti coloro che poi si sostengono con un mutuo soccorso, no, dentro questo tipo di progetto. La questione è importante, ovviamente, la proprietà dell'area, perché il polacco se n'è andato, era in affitto da una immobiliare che è in leasing con Unicredit, quindi la vera proprietaria è Unicredit. Che fanno questi?
Beh, naturalmente noi nei primi giorni ci siamo preoccupati di salvaguardare la fabbrica che avevamo occupato e quindi abbiamo fatto una vigilanza 24 ore su 24 dormendo all'interno della fabbrica e così via. Man mano ci siamo resi conto della difficoltà che la Unicredit ha a trovare un altro compratore per sviluppare un'attività industriale e siccome il PGT impedisce la costruzione di edilizia residenziale perché si tratta di una zona industriale e non c'è la possibilità di fare un palazzo in mezzo alle fabbriche che sono ancora attive, è chiaro che devono trovare un'altra attività industriale e siccome i capannoni dismessi sono tanti, la cosa non è così semplice e a distanza di alcuni mesi registriamo che non sono riusciti a trovare né un compratore né gente che possa affittare in tutto o in parte questa cosa. Noi non ci siamo scontrati apertamente perché non essendoci uno scontro contro di noi aperto, abbiamo pensato giustamente di essere disponibili anche a far vedere il titolare dell'immobiliare che ha in mano questa situazione ci ha chiesto il permesso di poter far vedere ad altri eventuali possibili compratori l'area. Noi abbiamo giustamente fatto vedere l'area a tutti quelli che volevano vedere l'area. Naturalmente l'area è occupata da noi, quindi ognuno si fa i suoi conti da questo punto di vista, ma non siamo contrari pregiudizialmente, no, a stabilire un rapporto, perché poi se vogliamo stabilire realmente un'attività di produzione, non possiamo semplicemente agire in una situazione occupata. A un certo punto noi vogliamo regolarizzare, naturalmente ci siamo installati qui dentro e il punto di partenza è che noi siamo qua e vogliamo regolare il fatto che siamo qua. Quindi a noi va benissimo un comodato d'uso, per esempio, perché non costa molto, e magari un domani, quando l'attività parte, riuscire anche a pagare un affitto, eccetera, eccetera. No? Quindi per noi la riappropriazione è sostanzialmente questo, no? Già questo anno che siamo stati dentro, no? Perché ormai siamo a 9 mesi, no? A fine dell'anno sarà un anno, questa cosa qua è il fatto, se contate che ci sono 40.000 euro di affitto, no? Che pagava la società precedente, abbiamo già avuto un piccolo risparmio, no? E questa cosa è per noi una parte importante della riappropriazione. Però nell'arco di alcuni anni, di un certo periodo di tempo, noi pensiamo che questa cosa deve essere regolarizzata per poter fare poi tutti i passaggi anche per lo smaltimento dei rifiuti, che è quello che vorremmo effettivamente fare, speriamo di riuscire a farlo. Naturalmente questo non significa che è obbligatorio per noi scegliere quella strada. A un certo punto ci potrebbe anche essere un'altra ipotesi di lavoro produttivo, perché potrebbe diventare più conveniente anche fare un'altra cosa, sempre orientata in senso ecologico, no? Quindi non è che siamo talebani e vogliamo fare per forza quello, no? Sicuramente quello che vogliamo fare è un'attività di produzione, cioè tutto quello che c'è di contorno è essenziale per il rapporto con la cittadinanza e per la vocazione che abbiamo in senso ecologista, però deve essere una fabbrica, vogliamo recuperare una fabbrica e quindi far funzionare una fabbrica senza padrone, questo è l'obiettivo.